Dal 17 al 19 maggio siamo stati a Forlì, all'European Youth Event, uno dei più importanti e grandi eventi europei per gli adolescenti. Quello che noi spesso leggiamo sui libri forse è troppo astratto. Insieme alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Milano abbiamo cercato di capire come i nostri coetanei si immaginano l'Europa del futuro. L'Europa del futuro la immagino più sostenibile, sempre proiettata più sui giovani. Soprattutto con più possibilità di muoversi tra vari paesi. In realtà è una domanda a cui non ho mai dato una risposta perché non ci ho mai pensato. Me l'immagino proiettata con un orientamento verso quelli che sono i temi come l'educazione dei giovani. Tanti parlano già di un raggiungimento di un'equità a livello di diritti umani, quando in realtà ci sono gravi mancanze a livello di rispetto ed equità per tutti. E molte innovazioni sia a livello sanitario che rispettino come sempre i diritti umani. E quanto si sentono europei? È un tema, quello della cittadinanza europea, ancora un po' lontano, diciamo. Io mi sento un cittadino europeo. Non sento tanto l'appartenenza all'Europa perché non sento tanto magari gli effetti che ha su di noi. Mi rendo conto quando viaggio che posso benissimo andare all'estero, in tutti i paesi dell'Europa, utilizzare la stessa moneta. Oggi ho avuto la possibilità di capire che concretamente sono stati fatti dei passi molto difficili per arrivare a quello che viviamo oggi. A giugno ci saranno le elezioni europee e tanti nostri coetanei andranno a votare. Per questo è così tanto importante immaginarsi l'Europa del futuro. Voi come ve la immaginate? Da Radio Immaginaria per questa settimana è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!